Cesare nei Carabinieri, commedia brillante che può stare a portata di scena il giorno 31 all'Istituto Manzito Trentini. Ecco, ne parliamo con Vittorio Basile. Di che cosa si tratta? Allora, questa è una commedia che parla della famiglia Candura. Io sono il capofamiglia, ho due figli da sistemare. Uno per entrare nell'arma dei Carabinieri. Non vi dico quello che faccio, le tragedie che faccio per entrare nell'arma dei Carabinieri. Certo, tutto da scoprire. Non andiamo nei particolari. Parliamo anche con i protagonisti, gli attori di questa commedia. Io mi interesso della regia e la commedia, l'hai detto tu, se Cesare nei Carabinieri, sono due atti, una commedia brillante scritta da Rocco Chinnici e la portiamo in scena siamo attori tutti nuovi, la compagnia è stata creata da noi, quindi sono tutti per la prima volta, tranne mio marito, e andiamo in scena giorno 31 nel Teatro delle Suore Manzitto. Io mi chiamo Rita Toscano, nella commedia faccio la parte della moglie del capofamiglia, e quindi sono la mamma dei due ragazzi da sistemare. La prima volta che mi trovo in questo ruolo a fare questa, diciamo, commedia. Ci stiamo divertendo e speriamo di fare divertire il pubblico. Mi chiamo Rosetta Ventura, è la prima volta che faccio la suggeritrice, spero che vada bene. Andrà bene. Speriamo, dai, speriamo bene. Defo Giuliano, io faccio il postino, soltanto quello. La mia parte è piccolina. È la prima volta, no? La prima volta. Tutto siamo novelli. Io mi chiamo Giovanni Inserra, il mio ruolo è quello di Petro, figlio di Nicola. Anche per me è la prima volta in assoluto, insomma, ci stiamo divertendo tantissimo. Speriamo di essere all'altezza delle aspettative. Io sono Paola Vinci, sono la figlia del signor Nicola, del capofamiglia, Giulia, nella commedia, e sorella di Pietro. Per me è anche la prima volta. Una bella esperienza e speriamo che andrà tutto bene. Io sono Maria Catalano, faccio la parte della comare, mi chiamo Concetta e anche per me è la prima volta. Io sono Beatrice Mangiameli e faccio la presentatrice e nella commedia e interpreto Carla, la nipote di Cosimo. Il ruolo più importante? Insomma, sì. Andrei Chiarenza e purtroppo, non lo so, sono il maresciallo Fiorino. Quindi mi devo calare completamente nella parte e, appunto, e cercare di reclutare Pietro. È un sacrificio? È un sacrificio perché bisogna sopportare l'ironia, l'ironia anche di Vittorio, che lui calca la mano nei confronti di questo maresciallo. Nello Cicero, anche per me è la prima volta questa esperienza bellissima. Però questa volta faccio Cosimo ed è una parte un po', a mio parere, molto negativa perché devo essere disperato, mentre io sono un tipo che vorrei fare qualcosa di più divertente. Salvatore Ostino e sono l'appuntato Crivello. Mi sono calato in questo ruolo sperando che vada bene, soprattutto perché combattere con maresciallo.